Sai, Mike, a Night City ti conoscono in tanti ormai, ma sei arrivato tardi. Se vuoi farti notare ora, dovrai davvero puntare alla cima, Chum. Sapete, una cosa che ho sempre notato, sempre, nelle critiche di titoli come questo, è vederle cominciare con una frase classica che potreste aver già intuito se in passato avete letto o seguito riviste di settore. Quando ho saputo che avrei dovuto fare questa recensione, sapevo che sarebbe stato difficile. Ed è un pensiero lecito da avere, se ci si riflette un momento. È un impulso difensivo dinanzi alla sensazione di intrinseca responsabilità che si ha al dover analizzare un lavoro di centinaia di persone che è stato elaborato in una media di almeno 4 anni e che come opera corale arriva sul mercato dopo che milioni e milioni, milioni di giocatori lo hanno atteso con così tanta passione che una volta nelle loro mani lo sviscerano e vivono con una tale ferocia che, resa in questo modo, è quasi un unicum di questo medium, del videogioco. Davvero. Il fatto è che questo lavoro di CD Projekt Red non rientra semplicemente solo in questa categoria, ma ne è un estremo plateale in quanto annunciato 8 anni fa. A livello percettivo, di ricordi e aspettative, questo è un videogioco che è stato nell'aria per un'intera generazione videoludica, e questo pur dopo che queste ultime sono diventate più durature rispetto al passato. Prendendo dunque in considerazione la nostra longevità media in quanto esseri umani, e quando le cose vanno bene appunto, quanti cyberpunk si potranno attendere? Di quanti leggerne recensioni e viverne appieno il percorso di comunicazione e risultati finali, pad alla mano ed esperienza nel cuore? E badate, non è una supercazzola questa, nel senso è comprensibile sentire un certo peso sulle spalle quando la tua posizione, il tuo lavoro è dare un giudizio finale su quello che per altre persone è stata una parte importante della loro vita. Se è suonato un po' strano sentirmelo dire, è perché in realtà non esiste solo uno studio di sviluppo. Esattamente come su YouTube, nelle mie analytics, mi viene detto che in 24 ore vengono visti tot giorni di video. Lo stesso avviene nel nostro mercato. Ci sono decine di case di sviluppo, colleghe e rivali, che stanno sviluppando contemporaneamente la loro next big thing, ok? E che quindi, all'interno della cultura dell'hype, ci riempono di suoni e colori tutto il tempo nell'attesa di quello che deve arrivare all'orizzonte. Tuttavia, e ho quasi fatto il meme di Mordor, Cyberpunk è un caso ancora più particolare, perché non è come per esempio Kingdom Hearts 3, il quale è stato un finale atteso per 13 anni, durante i quali però la proprietà intellettuale continuava ad espandersi e ampliarsi, sia narrativamente che ludicamente, con altri capitoli intermedi, nel bene e nel male. Si sta riflettendo qui su un tipo di videogioco che è basato completamente sull'attesa. E per quanto si possa tranquillamente fare un paragone, un parallelo, anche con le chiusure di logorroiche o prolisse opere narrative, che proporzionalmente alla loro durata, rispetto alla nostra longevità su questa terra, si torna lì, possono acquisire un enorme peso giunte alla loro chiusura, in questo caso è tutto costruito solo nell'obiettivo che quella singola cosa arrivi, e di solito queste attese sono sempre costantemente affiancate da grossi problemi di sviluppo. E ne abbiamo visti esempi piuttosto concreti nelle ultime generazioni. Final Fantasy XV, The Last Guardian, e potremmo dire il re che ha iniziato tutto questo. Storta che fosse la sua corona. Il punto è che giustamente quindi tutto questo può creare un aumento dell'ansia da prestazione verso il proprio ruolo, il proprio dovere di critica. Ma allo stesso tempo, e lo dico nel modo più perentorio possibile, gioia di parlarvi a parte, non deve in nessun modo, sotto alcun punto di vista, influenzare l'analisi e il giudizio finale di ciò che è arrivato infine sugli scaffali. È un argomento separato. Tutto questo, pubblicità, tempo di sviluppo, dietro le quinte, comunicazione del progetto e sue conseguenze, ognuna di queste cose non ha niente a che fare con la recensione. E infatti,
Io sono tremendamente sincero e sereno nel dirvi che recensire Cyberpunk 2077 lo trovo invece estremamente semplice, naturale persino. La vera sfida sarà riuscire a dire tutto il necessario senza cadere in omissioni e soprattutto senza sottovalutare a livello storico, deontologico e di analisi quello che si nasconde dietro e intorno al videogioco. Ma appunto ricordatevi sempre questo. Come al consumatore, giustamente, prima di tutto interessa ciò che gli viene venduto, indipendentemente da cosa è accaduto dietro la cortina di ferro, all'esame finale di un'opera come questa non bisogna mettere il filtro di ciò che è stata la sua campagna di marketing o percorso di sviluppo. Per questo, proprio per questo, prima di addentrarci nella review vera e propria, parleremo appunto di CD Projekt. I think it's a really bold statement, but if you don't believe me, play our Witcher games. I really promise that we'll deliver a truly outstanding futuristic RPG setting totally new standard in the genre, both in terms of the gameplay, but also on the tech side. Partendo dal presupposto, ormai così, a braccia conserte, abituato e avvilito, che, come avrete quindi intuito dalla mia introduzione, anche questo titolo, perché accade spesso di recente, ok, ha creato la sua polarizzazione di opinioni estreme, questa volta però riferite alla qualità dell'esperienza e del contenuto, tutti argomenti verso i quali io vi prometto la mia massima attenzione e completezza di analisi e approfondimento. Il lancio di questo progetto, annunciato per il 16 aprile 2020 e poi rimandato al 17 settembre per presunte rifiniture e playtest, quindi rimandato al 19 novembre per revisione del bilanciamento e risoluzione di bug, vedrete come sono andate quelle cose, ed infine per la terza volta e dopo l'ufficialmente avvenuta finalizzazione e messa in stampa del gioco, rimandato al 10 dicembre, data nella quale è finalmente stato appunto pubblicato, è inconfutabilmente uno dei più disastrosi della storia dell'intera industria e, sotto alcuni punti di vista, il peggiore in assoluto ad oggi. Proprio a causa della storia e posizione delle aziende creative che lo hanno portato alla luce, mettendolo sul mercato come uno dei videogiochi più afflitti da gravi problemi e lacune di sempre, soprattutto a causa dell'essere stato venduto su console di ottava generazione in uno stato letteralmente non classificabile e senza che alcun recensore potesse provarlo prima della release, ove inizialmente risultato quasi letteralmente ingiocabile. E lo so che non dovrei neanche strusciare le mani davanti a un microfono, lo sentite, è fastidioso, e probabilmente ho discusso di questo fatto con un tono troppo drammatico, potrei avervi stuccato, mi sono lasciato trasportare, ma ragazzi, il fatto è che tutto questo è avvenuto all'interno di un progetto originariamente nato per quella generazione, e con la versione di nona, escludendo il mercato PC, di cui parleremo ovviamente più tardi, così tanto in alto mare come upgrade, che uscirà praticamente un anno dopo questa release, avvenuta lapalissianamente in un tremendo anticipo e dopo tre rinvii. E ora, fuori da qualunque anche script potessi avere in mente, appunti a parte proprio buttati al vento, c'è un particolare che va discusso. E potreste dire se mi... No! No, su questo non vi permetto di dire se e ma, perché dovete ragionare sul fatto che non tutti sono uguali. Se tu, utente, non hai una connessione a internet, su ottava generazione sei fottuto. Non esiste termine per edulcorare la tua posizione in quanto consumatore. Sì, tutti hanno internet. Sì, è uno status quo. Non importa. Sulla copertina c'è scritto Network required per giocare a Cyberpunk 2077, visto che la 1.01 è inutilizzabile? No? Non va bene. Ragazzi, non funziona così un'industria sana. Non funziona così una release promovibile. Non esiste il EMA, no. No. Torniamo a noi. CD Projekt Red. Sì. Interviste comprovate a degli sviluppatori comprensibilmente turbati e scontenti hanno rivelato come si aspettassero da sempre un rilascio nel 2022 e che l'annuncio per il 2020 fosse stato inizialmente preso come uno scherzo e non di buon gusto.
E occhio, se bisogna stare molto attenti a queste dichiarazioni, poiché pochi professionisti non rappresentano necessariamente l'opinione di centinaia di colleghi, e talvolta il giornalismo, specialmente ai giorni nostri, può fare ciò che si definisce cherry picking per scoop, una palese fretta e mancanza di lungimiranza è purtroppo chiaramente visibile nel prodotto finito e fa riflettere a riguardo. Infatti, appunto, direi, il contraccolpo pubblico invece è stato correlabile ai più grandi terremoti e delusioni della storia del mercato tutta e si è avvicinato parecchio a quello che è stato persino Final Fantasy XIV 1.0, trovandosi però in realtà molto più nei pressi di Mass Effect Andromeda, il tracollo che ebbe BioWare all'epoca, ottenendo però allo stesso tempo, nell'incompletezza del lavoro fatto, un'opera in grado di raggiungere livelli di qualità e densità di contenuto clamorosi, avere alcune feature dell'esperienza che risultano al limite di un nuovo standard, essere concretamente in grado di divertire per 100 ore facendo desiderarne un bis immediatamente e fallire così miseramente nei confronti degli obiettivi che si era prefissato, al punto da poter far dire seriamente che la stragrande maggioranza delle sue meccaniche funziona a malapena, a malapena. Anche quelle base, proprio in quanto videogioco generico, e purtroppo non a causa di bug o glitch. Stiamo, tra l'altro, mi devo mettere comodo per dirla questa cosa, discutendo di un progetto dall'ambizione ineffabile, ok? Usiamo le parole strane, immisurabile, perché è correlabile, non a caso potremmo dire, al mito di Icaro. Non scherzo. Cioè loro volevano, hanno voluto, si sono messi in testa di creare un immersive sim RPG, quindi in prima persona, con una cura dell'ambiente e una sua capacità espressiva gigantesca, così da poter far immedesimare il giocatore all'interno di un percorso il quale gli avrebbe offerto tantissima varietà di scelta e qualità di queste ultime, contemporaneamente inserito in un open world sandbox AAA story driven del massimo livello immaginabile. Praticamente prendere Fallout New Vegas, Snake Eater, Bioshock e GTA 4, fondendoli insieme in un unico prodotto, contemporaneamente al costruirvi insieme una nuova tecnologia, vista la prima persona e non solo. Sì, CD Projekt Red stava sviluppando, secondo quelle fonti, l'engine allo stesso tempo del gioco, con il progetto avente sopra, dimostratamente, il doppio degli sviluppatori di The Witcher 3, e senza, qui aggiungo un evidentemente, per quanto non sono io ad affermarlo, l'opportuna pipeline di lavoro e organizzazione, iniziando nel 2016 i lavori dopo un annuncio fatto nel 2012. Let that sink in. Why are we still here? Just to suffer. Questo, prima che per esempio il giallo del fondale delle comunicazioni ufficiali degli sviluppatori diventasse meme, prima che l'azienda decidesse di fare un damage control che potremmo dire congruente al gettare benzina su un fuoco acceso convinti di spegnerlo, per quanto io potessi apprezzare le loro continue scuse sui problemi avvenuti, e prima che tutto ciò conducesse per la prima volta nella sua storia Sony a rimuovere un software AAA dal proprio store, parallelamente a quello che avvenne invece per Arkham Knight su Steam, nel mentre Microsoft ha spalancato completamente le porte ai refund. Il punto è che tutto quello che vi ho detto è potuto succedere principalmente per una ragione. Si pensava davvero che CD Projekt potesse riuscire in questo intento, e i motivi sono i seguenti. Per cominciare, questa azienda è sempre stata vista, anche nei tempi più recenti, come il piccolo gruppo di appassionati indipendenti e inarrendibili che con sangue, sudore e cuore hanno realizzato il sogno. Partire con l'acquisizione di una IP che dava loro ispirazione per poi arrivare in cima al mondo e dimostrare a tutti che le buone intenzioni, il duro lavoro e l'onestà sono la spada nella roccia. Erano la versione software house internazionale dell'influencer, del piccolo content creator che inizia a lavorare nella propria stanzetta su un laptop e arriva ad avere un proprio studio, un riconoscimento professionale e un'influenza nazionale. Erano
coloro i quali inventarono, tra virgolette, la trovata, però sincera e dimostrata, del esce quando è pronto. Che discussero continuamente, ferocemente, anche in maniera appunto piuttosto aggressiva, del lasciamo la verità agli altri, in un periodo storico nel quale questa verità era super percepita e presentissima nell'industria, perché era l'apice, il picco di un processo nel quale le pratiche di business più predatorie e perniciose possibile, come le loot box o i DLC cosmetici insistenti, o il concetto magari trattato male ed esagerato perché ha dei lati positivi ma anche un incubo di oscurità del game as a service, stavano stuccando il videogiocatore appassionato, e loro lo rappresentavano, regalando quei DLC cosmetici gratuitamente, investendo milioni e milioni di dollari in esperienze single player AAA, e risultando quindi coloro i quali stavano permettendo a quella bolla di non scoppiare. Infatti, per quanto anche le aziende che più puntavano e puntano all'industria che all'osare producevano e producano ottimi videogiochi che impreziosiscono il medium e la sua offerta, in un periodo storico dove l'evoluzione del game design e la purezza dell'esperienza videoludica vacilla e vacillava, loro erano parte di una digitale tavola rotonda, e anche i giocatori più cinici e meno vittima di sottomissione alle major faticavano a dubitare di loro. Secondariamente, la forte propensione all'essere un'azienda per PC gaming, l'essere avanguardia di un'evoluzione di interazione narrativa in grado di offrire conseguenze molto postume alla propria scelta in game, e la grafica spaccamascella vista con The Witcher 2 all'epoca, la rese sia meritevole di fiducia nel saper prendere posizioni difficili e meno monetizzabili, che palesemente in grado di sviluppare titoli complessi e in grado di migliorare esponenzialmente rispetto ai propri lavori antecedenti. Quanto non si avvicinasse ancora al proprio capolavoro. Il fatto è che CD Projekt ha avuto sia la fortuna che la sfortuna contemporaneamente di arrivare alla fama mondiale, e quindi il ruolo di Artù di cui parlavamo prima, il terzo capitolo di questo franchise, uscito e sviluppatosi esattamente nel periodo nel quale i nomi più altisonanti della scena ruolistica single player, Bethesda e BioWare, stavano crollando e cadendo dal loro trono, al punto che loro, lei, è diventata ed è stata elevata a salvatrice. Ed anche se oltre 2 anni fa cercai di discutere quanto certi comportamenti amichevoli di un'azienda ormai diventata gigantesca fossero sì sintomo di un'origine preziosa e sincera, ma da non interpretare in modo esagerato, che certi cosmetici regalati fossero comunque un percorso di comunicazione e marketing non esattamente impulsivo, o come nonostante i loro inconfutabili e spettacolari meriti non era il caso di aspettarsi il Matrix da questo loro progetto, quello che è accaduto con Cyberpunk 2077 è stato smisuratamente peggiore della più buia delle previsioni possibili, in quanto CD Projekt Red ha preso ognuna di quelle sue affermazioni, tradendole una ad una e facendo sì che l'averle fatte in passato gli si ritorcesse contro nel modo più distruttivo possibile. Il non annunciare date per portare il videogioco sugli scaffali se non quando sarà pronto è diventata invece una maratona di annunci e rimandi che, se inizialmente per il loro pedigree sembrava suggerire la loro volontà di aggiungere contenuto o creare una stabilità del software tale da fare la storia degli open world, in realtà si è scoperto purtroppo nascondere una farsa, e non senza fonti affermate, perché al di là di quelle interviste, l'ultimo video ufficiale di scuse di CD Projekt Red, diciamo che affianca con una certa sottigliezza ma sincerità l'argomento, non senza meriti. Il punto è che gli sviluppatori non solo non venivano ascoltati dai manager, ma questi ultimi spinsero la release del software ad essere inderogabilmente fatta entro l'anno fiscale 2020. Per sicuramente monetizzare, ma anche calmare e assecondare al più presto l'impazienza degli azionisti, dinanzi però a un prodotto tutt'altro che pronto. E se questo in realtà è qualcosa che, quasi col sorrisetto isterico, sappiamo essere successo piuttosto spesso, specialmente rispetto a release problematiche o comunque attese esagerate, proprio perché da parte di noi consumatori l'altra parte della barricata è il male, e i thresholders sono coloro i quali vengono coccolati dalle aziende che vedono invece i consumatori come pecore che possono arricchirli, ed è una sensazione che di solito dinanzi a uscite così disastrose
diventa istintiva, un fastidio, quasi una sorta di reazione aggressiva per difendere la propria identità di acquirente. In realtà, stavolta, a quanto pare, gli azionisti stessi sono vittime. Probabilmente, si potrebbe dire, hanno cominciato a fare domande e le risposte non solo non li hanno soddisfatti infine, ma sono risultate essere omertose e inadempienti, perlomeno secondo loro, al punto che ci sono attualmente due class action da parte proprio loro contro l'azienda polacca. Su questo però per ora non metto bocca, perché è ancora tutto in essere e ci si allontana dalla mia area di competenza. Tuttavia è arrivato persino il governo a protezione dei consumatori e del proprio investimento nell'azienda, minacciando la compagnia di multe salatissime in caso di inadempienza alle patch correttive promesse e che, plausibilmente purtroppo, non farà altro che far ricadere altro crunch. E... anche di lui ne parliamo a breve. Sugli sviluppatori affinché si soddisfi la richiesta di rendere il titolo appunto giocabile stabilmente su tutte le piattaforme. Il fatto è che, scusate, in realtà è una cosa che trovo piuttosto grave, il sospiro del tutto sincero, è stato dimostratamente rivelato, tramite appunto ricerche, indagini d'inchiesta e interviste di giornalisti che, ripeto, vanno comunque filtrati un pochino perché anche grandi professionisti aggressivi alla Jason Schreier comunque hanno dei caratteri fomini, che il management era molto più concentrato nei confronti del marketing che non dello sviluppo. E se noi, dal nostro punto di vista, dalla nostra parte di barricata, possiamo assolutamente confermare che del primo ne abbiamo visto effettivamente anche troppo, il punto che voglio portare all'attenzione, il vero dramma, non è assolutamente quello che molti outlet e articoli sensazionalistici hanno evidenziato per creare quel loop di aggressiva polemica e click sul web, ossia il fatto che la demo di tot tempo addietro, che durava praticamente un'ora, era fake, fondamentalmente costruita come un teatro. Quello fa parte, sotto un certo punto di vista, del normale processo di sviluppo di qualunque videogioco che vuole presentarsi al pubblico con il necessario anticipo, d'accordo? Al di là di tutto, quello che poi è stato il risultato finale. Il vero problema è che nei confronti del già poco tempo di sviluppo, e questo ve lo ripeterò a breve perché è troppo importante, il management ha deciso di rimuovere gli sviluppatori dal posto di lavoro per fargli costruire questa demo, quando il codice di gioco delle meccaniche mostrate a schermo non era ancora stato nemmeno cominciato. E così almeno si dice. Ma maledizione, è gravissimo rispetto a quello che erano i loro obiettivi e immagine. Perché sì, le preview sono sempre argilla. E quella che abbiamo citato adesso è anche rispettosamente, orgogliosamente simile al gioco finito, al di là del mood generale, di piccoli dettagli e di feature mancanti che comunque fanno parte di quello che è lo sviluppo di un videogioco. Anche se viene lecito il dubbio che in questo caso molte siano state rimosse per fretta finale. Tuttavia c'è un doppio ma. Il primo riguarda il fatto che non è assolutamente vero sia sempre così. Rari che siano questi casi, ci sono aziende e autori che mostrano demo reali e concrete del loro software in via di sviluppo, cosa che io premierò sempre. E secondo, ancor più importante, per questo lo ripeto, perdonatemi la prolissità, il peccato mortale è stato fare questa scelta di pubblicità investendo mesi di lavoro per costruire quella che fondamentalmente era una lunghissima cutscene, quando già i tempi erano stretti e soffocanti. Hanno letteralmente buttato tempo per marketing e bragging rights, sottovalutando il peso e la difficoltà del progetto dinanzi a loro. E questa! Ragazzi, io mi dispiaccio di essermi fatto di nuovo coinvolgere in questo modo, mi manca la voce, sono fisicamente stanco, ho i brividi per alcune cose, ma è veramente importante. Questa è la morte, la fine dell'immagine che CD Projekt Red voleva per sé. Hanno calpestato tutto ciò su cui hanno lavorato a livello di identità in questi anni. E il fatto è che, indipendentemente da tutto, hanno avuto tanto tempo per sviluppare questo progetto. Al di là delle sue prerogative meravigliosamente folli, delle quali alcune sono state persino raggiunte comunque, e ne discuteremo, il fatto è che ormai è presumibilmente e potremmo dire dimostratamente stato un gigantesco grossolano
egocentrico, forse superbo problema manageriale. Ok? Io queste informazioni ve le sto sottolineando perché comunque derivano da inchieste, interviste, leak e dimostrazioni pratiche a livello di quello che è la struttura di gioco, così tanto insufficiente in alcune componenti che dovrebbero esserne proprio le fondamenta e invece sono cartapesta. Però le prendo comunque, no, con il pizzico di sale, perché sì, sono diverse fonti che sono congruenti l'una all'altra, però sono punti di vista che non necessariamente risultano essere la verità assoluta, la realtà. Ma allo stesso tempo c'è stato un evidentemente enorme tempo perso in questi anni, delle, immagino, sparse incompetenze che alla fine hanno, in un coro, portato al momento nel quale hanno cominciato a dover trottare forte per impedire che il software diventasse ridicolo nel suo tempo di sviluppo, obsoleto una volta rilasciato, o definito vaporware. E nonostante tutta questa serie di superficialità potrebbe definirsi un errore umano, è soltanto la punta di un iceberg molto più contaminato, poiché al di là delle qualità o contenuti del gioco in sé, che ci sono, la vera e sporca malizia è avvenuta quando l'azienda ha deciso di non dare i codici PlayStation 4 e Xbox One a critici e outlet del mondo, dopo aver spudoratamente mentito, fosse anche per ottimismo e ingenuità, ok? Sulle sue performance su tali piattaforme e quindi comunque occultandone la disastrosa situazione, con non solo il malcontento degli sviluppatori sempre più acuto, ma anche la terribile realtà che molta di questa negatività ricade oggi su di loro e li influenza seriamente. Così come non si potrà mai più tornare indietro dal punto di vista di come la software house viene percepita. Ok, siamo al clou del discorso. Ci siamo arrivati. Permettetemi di spiegarvi. Is that for enough time for the team? Are you guys confident that the game will be ready by then and good to go by April 16th? Well, that's a bit of a weird question because, I mean, if we wouldn't, then we wouldn't have announced the release date. Allora, ho parlato di crunch e l'ho citato non a caso perché apparentemente, mani avanti, ma stiamo di nuovo, lo ripeto, discutendo di informazioni piuttosto solide, è stato scoperto che il management dello studio, appunto, si è accorto molto tardi che le proprie mire fossero impossibili da raggiungere entro il tempo dato o nei confronti di una data di release ottimale. E questo ha portato gruppi di sviluppatori ad una sequenza di straordinari da maggio 2019 al giorno di lancio completamente alieni all'anche comprensibile, diciamo, idea di rush finale, bensì correlando quello che hanno vissuto più a un gergo utilizzato in questa industria, la Death March, marcia della morte. Questi estremi sono un dramma del settore che ho già discusso nel video apparso in sovrimpressione poco fa, ma che nasconde nel caso di Cyberpunk un triplo problema. Prima di tutto il suo abbracciarne completamente la filosofia peggiore, poi il fatto che il suo co-CEO stesso ne sminuì la gravità pubblicamente, omettendo la situazione reale dei suoi lavoratori, salvo poi doversi, guarda caso, letteralmente scusare con loro, ed infine la schiacciante realtà di quanto questo non abbia permesso comunque di portare sugli scaffali un prodotto non diciamo rifinito, ma almeno pronto. Per certe realtà che discuteremo, persino completo, appunto, non lo è stato. Paradossalmente, infatti, il più grave problema di questo progetto in momento storico dell'industria non è stato il fatto di vendere un gioco inizialmente ingiocabile sulle piattaforme entry level, su cui hanno comunque coscientemente deciso di venderlo con inscusabile omertà. E che sì, sarebbe stato un caso sicuramente importante a priori, ma non lontano dal serio e già citato precedente di Warner Bros. Bensì il fatto che il titolo, anche al suo top, indipendentemente dai suoi clamorosi e reali pregi, ha lacune gravissime e una pletora di leggerezze inesplicabili in numero e gravità, soprattutto a causa del marketing e dichiarazioni fatte, apoteosi del lato peggiore che è la malattia dell'hype culture in questo medium. Le ali di Icaro, se vogliamo continuare su questa metafora, si sono bruciate molto male e molto in fretta, quindi, nonostante tutto. E vi dirò, il motivo
per il quale esiste questa semi-effigie introduttiva è proprio questo: avervi messo le fondamenta di sapere cos'è, chi è questa azienda, cosa ha danneggiato definitivamente la sua immagine e posizione di rispetto e contemporaneamente ora affrontare come ha agito nei confronti del fare damage control e quindi edulcoramento della situazione e che conseguenze queste scelte hanno avuto. Diciamo che il finale di questa discussione, la sua chiave di lettura conclusiva, non avrà un lieto fine. Non del tutto. Sarà un finale aperto, ma che nonostante tutto, sì, avrà una luce in fondo al tunnel, ma solo per noi consumatori. Dopotutto, anche nei suoi più luminosi tempi d'oro, CD Projekt Red aveva vissuto eventi come Downgrade o la necessità di un pochin rivedere dei lanci con qualche problema in efficienza. Vedete l'iniziale feeling dei controlli di The Witcher 3 che facevano invidia a quelli tank di Resident Evil, per esempio. Così come anche opere irriconoscibili rispetto alle clamorose promesse iniziali come Bioshock Infinite non hanno ricevuto questo tipo di reazione da parte dei consumatori. Tutto gira intorno, come non a caso questa introduzione, al comportamento, nomea e pubblico di questa azienda. Il fatto è che il bruciore della reazione pubblica nei confronti di CD Projekt Red e Cyberpunk non è stato causato soltanto dal dettaglio che, per dire, ma Bioshock Infinite era comunque, nonostante tutto, solido e rifinito fino alla fine, bensì da due altri fattori. Il primo, già discusso, è che la nostra azienda polacca ha comunque lasciato nell'aria e pompato il suo progetto per 8 anni. Ma soprattutto, lo continuo a dire da anni e lo dirò anche in queste effigie, il vero grosso dramma che porta a queste conseguenze è la miticizzazione delle aziende. Il fanatico medio di questi creativi, tossico, ok, quel tipo di individuo, quello che di solito purtroppo riempie più di ogni altra cosa il rumore di internet, vede CD Projekt Red, Ubisoft, EA, Naughty Dog, Square Enix, yada yada yada, come monoliti con un logo sopra, i cui lavoratori ostacolano, non ne fanno parte, non sono persone, no, i lavoratori ostacolano il suo produrre la magia. Ragazzi, vi assicuro, è così, perché altrimenti non ci sarebbero i subumani che minacciano in massa di morte i creativi sotto crunch che stanno sviluppando il titolo che lui minaccia di morte per avere prima, affinché poi esca limitato, manchevole e overhypato, alimentando infinitamente questo vortice di iperconsumo e capriccio. Per quanto appunto questo non significhi che le aziende possano adagiarsi sugli allori e far uscire le cose nei tempi che più apprezzano senza il minimo sforzo o impegno. Equilibrio. Vedete, l'enorme problema e punto finale di questa discussione è che questo cane che si morde la coda, il quale diventa comprensibilmente un cerbero nel caso di titoli così longevi e contorti nello sviluppo, sta diventando la norma in questo remunerativissimo media, e le aziende già cadute dal cielo tempo fa non hanno appreso dai loro errori per risolvere il problema alla radice, bensì piuttosto hanno imparato a raggirare le conseguenze negative non alimentando i vespai che vi si generano intorno. Guardate Blizzard, che vorrei terribilmente veder cambiare rotta. Ho parlato anche di loro a riguardo. Quando per PR hanno deciso di scusarsi per quanto avvenuto nel caso Blitzchung, lo hanno fatto senza mai nominare l'argomento, definendo un problema generico così da lasciare in sospeso chi non ne sapesse nulla. E per quanto riguarda il quasi frodatore lancio di Warcraft 3 Reforged, hanno letteralmente pubblicato un comunicato che ignorava ogni colpa, false advertise e deficienza che la release aveva rispetto a quanto detto in precedenza e, ai fini di questo video e critica, anche riferito a quanto di decente e sufficiente dovrebbe esserci in un titolo del genere a priori degli annunci precedenti all'uscita. Ignorando il fatto che l'originale fosse stato reso ingiocabile e dando la responsabilità per i posteri al gusto dei giocatori rimasti delusi, senza dire altro, e verso cui si dichiaravano dispiaciuti. Cosicché, infine, certo, nei prossimi anni, chi non ricorderà cosa è successo, darà la colpa alla tossicità discussa prima. Viceversa, perché sto per citarli, Hello Games, dovevano arrivare anche loro, al di là
della redenzione che hanno avuto e l'incredibile rivincita che hanno dimostrato di essere stati in grado di raggiungere durante il loro percorso di correzione e sviluppo senza fronzoli o pause della loro versione originale di No Man's Sky. Comunque, al di là di tutto, erano un piccolissimo studio indie preso in carico da Sony e lanciato su una sorta di piedistallo e palco che non hanno assolutamente avuto la capacità e la serietà di gestire. Di tutto questo ne parleremo in un futuro remoto, dopo il rilascio del loro prossimo progetto. Ma rimane il fatto che nel loro essere microscopici e pochi, nuovi e mai sentiti prima, comunque non hanno sconvolto così tanto nel loro iniziale fallimento. E soprattutto, che scelta hanno preso? Loro o il loro PR manager molto arrabbiato? Sparire. Questo è qualcosa che non addolcirò mai, che ho trovato sgradevole e non mi sarà mai piacevole accettare come scelta giusta. Ma è stata la scelta giusta. Non fecero la minima comunicazione, né loro né Sean Murray, prima di portare sul piatto la soluzione. Patch dopo patch, espansione dopo espansione, tutto gratuitamente. Messi questi esempi sul tavolo, dunque, CD Projekt in poche parole non si è solo quindi dimostrata come le altre, ma ha continuato a comportarsi da persona in tutto questo, da amica, causando però ovviamente l'effetto opposto rispetto al passato stavolta. Si è ritrovata, oltretutto, nell'ovvia posizione inaspettata di dover rimandare il loro lavoro su espansioni, multiplayer, chiaramente il prossimo progetto, per direi letteralmente riprendersi quell'anno di sviluppo che hanno voluto togliere per uscire prima. E badate, perché il mondo della borsa e dell'opinione pubblica, dello sviluppo e delle sue conseguenze miste nel lungo termine è qualcosa su cui io non metto mani e men che mai bocca, perché non si sta discutendo qui se tutto questo, alla fine, gli si ritorcerà veramente contro, o se dopo tutto si dimenticherà, come spesso accade. Però è comunque qualcosa che è successo, ed è mio assoluto privilegio, ma anche dovere, non doverlo sottovalutare, discuterlo fino in fondo, rendervelo presente e contemporaneamente trasformarvelo in un nuovo bagaglio di esperienze per il futuro. Il fatto è che comunque, al di là di tutto, si sono dovuti scusare pubblicamente anche con i consumatori, sia per rilassare loro che i propri investitori. Comunicazioni che, per quanto mi riguarda, sono dispiaceri e delusioni reali. Credo sinceramente a quelle scuse, con tanto di co-CEO che di nuovo appare e ufficialmente si espone per rimuovere le colpe dagli sviluppatori. Una cosa che ho apprezzato molto, ma che comunque non rimuove il fatto che la sala si è riempita di lacrime di coccodrillo e totale mancanza di consapevolezza del fatto, ed è una cosa fastidiosissima da far notare perché dimostra come spesso le community e internet distolgano l'attenzione dalle cose più importanti, che nonostante abbiano il loro peso e valore, i reali problemi di Cyberpunk non sono, purtroppo, bug e glitch. E gravissima che sia la situazione, nemmeno la sua versione old gen. Buono che sia, eccezionale e veramente speciale che si dimostri essere talvolta, il vero, semplicissimo, diretto problema nei confronti dell'inseguimento moderno che queste release hanno dell'etichetta capolavoro è davvero, semplicemente, proprio il gioco. Ma no! Manca una cosa! C'è un motivo per cui non ho parlato del cut content, che sembrava quasi scontato in questa introduzione. Poteva essere tutto su di esso, questo mettere le fondamenta della recensione. Ma no! Se il grigio lieto fine a cui ho fatto accenno prima nei confronti di noi consumatori riguarda la possibilità che comunque questo terremoto, questo effettivo danno, che temporaneo o permanente che sia, all'azienda di CD Projekt Red, possa comunque essere una messa sull'attenti, un avviso dell'industria e del mercato alle aziende che ci circondano di dover fare un po' più di attenzione in futuro, lo ripeto, è vero, ci sono state le promesse fatte sul sistema di mercenari, sulla varietà e impatto di gameplay del medio nel mondo, tante meccaniche accennate, mostrate o persino pubblicizzate che poi, rimosse, hanno fatto un gran clamore nonostante facciano parte del normale percorso di sviluppo e cut content in progetti come questo.
Ed è accaduto perché in questa storia, molto più plausibilmente, sono stati tagli avvenuti per accelerare e lasciare solo lo stretto necessario, appesantendo ulteriormente la sensazione di tradimento, superficialità e insufficienza che percepì il pubblico al lancio. Tutto questo è vero, ed è per questo che avete appena seguito, mi auguro con interesse e con soddisfazione finale, questa introduzione figistica. Per non lasciarlo scomparire, per non dimenticarlo, per non sminuirlo. Ma ciò nonostante, tutto questo non ha niente a che fare con la reale analisi del gioco che deve essere fatta per quello che è, indipendentemente dal fatto che comunque è vero, alcune assenze si percepiscono e fanno danno a priori del fatto che siano state pubblicizzate o meno nel marketing. Come per esempio, vedrete, è stata la leggerezza delle origin stories, la totale deficienza dell'intelligenza artificiale o la mancanza di humanity come caratteristica legata al gameplay e narrativa in un videogioco cyberpunk. Quello che importa in una critica a un videogioco è lui. E solo lui. E finalmente, adesso, ne parliamo. Ho deciso di affrontare questa recensione in modo diverso dal solito. Mi scuso qualora vi possa stuccare o deludere dopo 40 minuti di introduzione, ma per questa volta, arrivando con un'analisi post-mortem del lancio e volendo non solo analizzare ma anche premiare tutto ciò che di eccezionalmente buono c'è in quest'opera, senza evitare di condividervi anche le sensazioni che vengono offerte da questi pregi effettivamente speciali, non cercherò sinteticità, soprattutto per il ruolo che ha per me trasmettervi al contempo il percorso di scoprirne successivamente ogni mancanza e fallimento, proprio a partire da quelle iniziali emozioni. Insomma, non sarà come l'effigie della next gen, ma sarò talvolta coscientemente prolisso, andando a scaglioni precisi quanto separati. Proprio perché questo titolo ha delle voragini tra ognuna delle parti che lo compongono, e ciascuna di esse vive in un nettissimo contrasto di eccellenze e insufficienza. La prima, non a caso, sarà la città e l'open world, includendovi, perché no, resa grafica e sonora. Cyberpunk 2077 è infatti splendidamente specifico nell'ambiente che ha voluto ricreare. Il suo mondo di gioco non è una regione in cui trovare diversi villaggi o capitali, biomi ed etnie tra un paesaggio e l'altro, come avviene per esempio in Skyrim o Red Dead Redemption 2. In questo titolo il paesaggio è uno, ed è la distopica metropoli di Night City, una sorta di ultimo baluardo della più distorta interpretazione del sogno americano, osservata attraverso un altro filtro ancora e che definire intrigante sarebbe riduttivo. La visione di come sarebbe stato un futuro tanto cinico quanto ancorato agli anni Ottanta in un mondo andato completamente in malora e ispiratosi alle visioni dei padri fondatori a cui è attribuita la principale influenza nel creare l'omonimo genere, Bruce Sterling, Walter John Williams e, sotto alcuni punti di vista soprattutto, William Gibson, che tra l'altro, in un tweet dove ha dichiarato di non apprezzare il risultato del videogioco, ha subito risposte piccate sulla falsariga del «Sei un lamentone di Twitter che non conosce il genere». Ah, internet. Difatti, il lavoro di CD Projekt Red è un sequel diretto del gioco da tavolo derivato proprio dalle loro opere, Cyberpunk 2020. E dichiaratamente quindi legato a quella IP ed universo che nei confronti di questa folle città è stato in grado ad oggi di portarci uno dei massimi picchi raggiunti dall'estetica videoludica, e sottolineerei videoludica con forte impatto, perché non ho evitato i termini digitale o 3D a caso. Night City è stupefacente.
E se dai metri di paragone che voglio utilizzare in questa critica dobbiamo per forza di cose escludere Red Dead Redemption 2, non tanto per il fatto che è una rappresentazione fotorealistica di un'America del vecchio West, fittizia ma non troppo, potrebbe in questo discorso sembrar poter colpir meno di ambientazioni fantasy o aliene, ma perché al contrario, per una serie di ragioni di cui molto si può sintetizzare con Rockstar, quest'opera viaggia su una dimensione completamente diversa da quasi qualunque altra, manco fosse l'antagonista di Bleach. Credo di quasi non aver visto un lavoro così impattante dai tempi di Bioshock, e appunto non solo perché è un'estetica rara da poter osservare o particolarmente originale. La densità dei suoi edifici, il loro posizionamento ed eterogeneità, la quantità di dettagli e design inserita nelle sue strade, vicoli, ambienti e soprattutto interni, è clamorosa. D'altronde, ho citato il lavoro di Ken Levine e Take-Two non a caso, perché il fatto che non sia un open world mi permette di spingere l'acceleratore sulla particolarità che invece accomuna queste due opere, il level design. Cyberpunk ha un mondo aperto e vasto. Uno strumento di game design e troppo spesso, purtroppo principalmente marketing, accomunato a un'idea stanca e monotona di uno sviluppo ormai anziano. Ove la quantità stravince sulla qualità o corposità e in cui il completismo si tramuta troppe volte in un quasi annacquato lavoro, più che passionale ricerca e gioco. E di questo anche ne parlammo già in passato. Questa è un'ormai consolidata verità a cui il lavoro di CD Projekt risponde proprio con l'aver voluto rendere la città una mappa prima ancora di un mondo. Ha risposto con la densità di scorciatoie, verticalità e diversificazione dei suoi percorsi e incroci, uffici e magazzini, pub e locali che arrivano talvolta quasi ad essere considerabili micro dungeon, non semplici arene o background. E se so benissimo che ora dovrebbero già cominciare i ma, e che quindi avrete chiaro nel mio evitarli, come qui si stia parlando solo del positivo e non ancora di come questo possa essere stato mutilato o reso inefficace dai problemi che in questa review affronteremo per ogni categoria, sempre e solo dopo i meriti, la cura e l'ambizione che questi creativi hanno inserito in Night City ha dato la chance a Cyberpunk di avvicinarsi al far parte di un trittico veramente speciale, e di cui avrebbe potuto, condizionale ragazzi, ricordare un partecipante, Breath of the Wild. Un open world dove ogni singola parte del mondo era elaborata da gruppi di persone dedicate a quella, così da rendere l'intera mappa incredibilmente ricca, corposa, originale, curata e simbiotica con il suo irripetuto impatto di game design. In questo caso, a valorizzare un po' il condizionale di prima, infatti si sta tra l'altro anche parlando purtroppo non di gameplay, in quanto il mondo di gioco è di per sé privo di veri e propri contenuti non legati a questa, non ci sono molti segreti da trovare semplicemente esplorando le Badlands, per esempio. Anzi, ma per quanto forse le insegne pubblicitarie e i suoni che accompagnano gli spot che riempono continuamente le aree siano troppo pochi e ripetitivi, nonostante ovviamente in parte vogliano trasmettere proprio quell'oppressione e monotonia, vi garantisco che questa città trasmette lo stesso amore delle terre selvagge di Hyrule. Il terzo di questa mancata trinità inventata per l'esempio di cui avevo bisogno sarebbe stato, poco sorprendentemente, Dark Souls. D'altronde il design della sua Lordran espanso in un contesto più ampio potrebbe veramente essere tra le aspettative più rosee per ciò che diverrebbe un capolavoro del genere, qualora tutto il resto fosse a quel livello. Immaginando quindi una fittizia opera dei sogni del futuro che unisca anche le componenti narrative e di design di tutti i citati. Però sì, appunto, cioè se lo avete acquistato e giocato, immagino avrete mal di testa a risentire questa. No. Insomma, Night City è bellissima e graficamente strabiliante. Luci, foschie, neon, l'asfalto bagnato con tutto ciò che fa esplodere i meriti delle nuove tecnologie ray tracing. La profondità di campo di questa metropoli nella notte, quando non c'è traffico. Il bruciore soffocante del cemento del quartiere di Pacifica a mezzogiorno. Ragazzi, fermarsi a osservarla crea quasi sempre un potenziale wallpaper che si fatica a pensare sia mosso in tempo reale dal Red Engine. E in un mondo aperto così vasto nella sua densità di palazzi e strutture esplorabili anche verticalmente è un risultato spaccamascella, con tanto di mega edifici in grado di occultare il sole, al punto che realisticamente entrare nei loro cortili
diventa come sfiorare un'altra dimensione. Il narrative design è stellare, è splendida. Lo ribadisco ancora, come lo è tutto ciò che contiene. I suoi protagonisti hanno animazioni, cura per i dettagli, abiti, accessori e un respiro che in questo genere ha dell'incredibile. Le armi sono numerose ed esteticamente tutte curatissime, con animazioni uniche e originali. I veicoli oltre 50, e anche se non tutti sono acquisibili permanentemente e le differenziazioni vere e proprie riguardano solo le loro categorie principali, quindi il numero all'atto pratico si dimezza, la qualità dei modelli è galvanizzante e ognuno di essi ha interni visibili, ove si guida in prima persona, che superano alcuni titoli di vero e proprio genere racing. C'è tantissimo lavoro nell'estetica e costruzione dell'open world di Cyberpunk 2077, e questo riguarda anche la quantità e qualità delle quest che si possono intraprendere in esso. Allora, il sistema funziona effettivamente senza particolari guizzi, dividendosi in tre categorie: missioni principali, missioni secondarie e contratti, che potremmo assimilare al minimo comune denominatore di quello che sono i classici avamposti da conquistare. Si entra in una location, si raggiunge l'obiettivo in stealth o ad armi spianate, si esegue il desiderio del richiedente e se ne riceve la ricompensa. Ma in ognuno di essi, prima ancora di analizzarne il gameplay, ciascuno di loro ha un incipit scritto, un'ambientazione, level design e dialoghi unici. Tutti! Questo tra l'altro vale anche per ogni singolo negozio e servizio disponibile nella capitale. L'esterno, interno, venditore sono sempre originali. E in questi si trovano locali dove ottenere abiti, armi, modifiche cibernetiche, cibo e servizi Qui si cadrebbe un po' troppo nell'omettere forzatamente i lati negativi fino al momento opportuno. Comincia a essere tosta, quindi diciamo che è veramente piacevole notare come ogni esercizio abbia estetica e commessi unici, aumentando ancor di più la sensazione di artigianato e cura maniacale che l'intera costruzione dell'open world ha ricevuto da questi ragazzi. Capite quindi perché ho detto che questo titolo avrebbe potuto avvicinarsi ad alcuni concept di Breath of the Wild? I contratti sono dozzine e dozzine, sono tanti e alcuni di essi anche molto più intricati e profondi della media. Muovendosi per le strade di Night City è un continuo averne offerti di nuovi, consapevoli del fatto che ci porteranno in locali probabilmente mai visti prima e che non sono istanze separate dalla città, ma ambienti al chiuso sempre stati lì, disponibili e spesso più ampi, soprattutto in verticale, di quanto non ci si potesse aspettare. E non solo. Infine, a tutto questo si aggiunge una capacità che l'estetica cyberpunk ha sicuramente aiutato CD Projekt Red nel permettere al suo lavoro di essere ottenuta, ma che è speciale nell'essere stata così ben resa: l'essere riconoscibile. Se nel videogioco incredibile che è stato, e per certi versi è ancora, GTA V, per esempio, e nonostante i suoi personaggi e iconicità, l'ambientazione è risultata meno memorabile o riconoscibile, fosse anche a causa di una soundtrack meno ficcante rispetto a, che so, i capitoli ambientati a Liberty o Vice, Night City parla. La riconosci. I banter che i cittadini hanno fra loro sono frequenti e numerosi. La città ha alcune delle musiche radiofoniche più memorabili della generazione e una distinta personalità in ogni sezione e quartiere. Come ho detto prima, certamente il suo essere un'ambientazione fantasy sci-fi è naturale, aiuti a riguardo e renda un primo acchito più speciale il tutto. Ma il risultato è comunque sorprendente. Il sound design è purtroppo meno impattante sotto questo punto di vista. Perché per buttare proprio un esempio specifico di un'ottima personalizzazione e iconicità dei suoni, l'ho trovato più generico e meno accattivante di quanto ho sentito per dire in Death Stranding. Talvolta, soprattutto in realtà il problema è questo, persino lacunoso, frettoloso, con alcuni suoni mancanti o ridotti all'osso, ma con, comunque, picchi qualitativi, come alcuni di quelli alla guida, davvero meritevoli. Come avrete notato, c'è tantissimo da apprezzare e comprendere come seriamente eccezionale e memorabile in questo open world. Se non che poi, appunto, iniziano i ma. Dei contraltari che sono così incredibilmente massivi in Cyberpunk 2077 che, infatti, ho deciso di renderli capitoli a sé nel discorso, in quanto, diciamo che in buona parte, flatlineano i pregi. Our studio is one that really puts quality above everything, and I know we will not ship this game if it isn't ready. Perché vedete, questo mondo di gioco
non solo si scopre essere un acquario, qualcosa di non interagibile e oltremodo piatto, che potrebbe anche considerarsi un fatto comprensibile in un gioco di ruolo che non vuole avere come selling point una componente sandbox, interpretando quindi la città come un background splendidamente diegetico all'avventura che la impreziosisce con le bellezze discusse prima. Ma purtroppo, senza alcun bisogno di scavare a fondo, si scopre immediatamente anche che lo stesso acquario che si vedeva prima è in realtà solo una foto di quest'ultimo, e che se provi a toccarla, si glitcha e va in autocombustione. Prima di parlare della citata bidimensionalità, però, quello che intendo con quest'ultimo punto è che per quanto tu possa cercare di seguire con il massimo rispetto e amore il concetto di immersione, giocando in questo mondo che chiaramente vuole raccontarsi prendendosi molto sul serio, tutto è sorretto da una corda sfilacciata al punto che inevitabilmente, insopportabilmente, la vedrai spezzarsi di continuo a causa di bug, crash, glitch e dei per nulla ben celati stratagemmi che il software costantemente usa per cercare di non sovraccaricarsi e quindi causare altri di quei casini. Infatti, se come vi ho detto le tragedie tecniche non sono ciò che butta giù l'opera davvero, questo non significa che invece non abbiano influenza nel distruggere l'esperienza di un videogiocatore. Non significa che non sia traumatizzante iniziarla pensando che tutto questo siano incidenti casuali e rari, persino ridendoci sopra come è normale che sia in progetti così estesi, per poi tuttavia scoprire che l'intera partita sarà costantemente dilaniata da una continua instabilità e ostacoli artificiali a qualunque speranza, non tanto più di immersione ormai abbandonata, ma anche solo di poter vivere bene il progresso nel gioco. Lecito che alcuni fra voi non abbiano avuto un'esperienza così mutilata, ma ad altri girava anche perfettamente Arkham Knight alla sua release. Partendo quindi dal presupposto che non è un punto valido di discussione, credetemi, posso tranquillizzare chi è curioso delle conseguenze che questo incubo possa aver avuto sulla mia critica, dicendovi che essa è consapevole di esistere in un'industria ormai basata su software in costante aggiornamento. Così come appunto questa realtà rende difficilissimo il lavoro degli outlet, portando a casi discussi e comprensibili come l'aver dovuto dividere i voti anche a causa delle politiche dei publisher, sappiate che se avessi preso come permanente e assoluta la mia esperienza con Cyberpunk, il voto sarebbe risultato inferiore. Non è qualcosa che si ignora, però, in quanto il disastro della situazione bug di Cyberpunk 2077 è appunto proprio la sua soverchiante presenza nella stragrande maggioranza delle partite della maggioranza dei giocatori. Ed avendo giocato ore ed ore dopo l'aggiornamento di fine gennaio, constatando come appunto il lavoro si sia concentrato su altro e nulla sia cambiato sotto quel punto di vista, il peso di questa situazione non va assolutamente alleggerito. Giocare a questo titolo arriva ad essere stancante, in quanto come videogame fallisci nel momento nel quale il giocatore, dinanzi a un enigma, missione o evento, si chiede se il motivo per il quale non c'è progresso è a causa di un bug e non un proprio errore o manchevolezza. Uccide l'esperienza, perché vi garantisco che non ho avuto una sola sessione di gioco. No, che dico, quasi una sola quest in cui numerose cose non si sono rotte, bloccate, glitchate o semplicemente rovinate. Ho persino, per scaramanzia e sicurezza, rigiocato intere sessioni di gioco durante questa review, senza che ci fosse quindi alcun tipo di peso hardware a causa di streaming o registrazioni. Ho guardato long play altrui. Ho veramente fatto sì di non poter esagerare la situazione a causa di un'esperienza soggettiva. Quindi, per favore, non sottovalutatela. Fuori dai meme e da quanto ovviamente sia dimostrabile tutto ciò che dico, a livello personale non sminuite quanto grave sia tutto questo. Indipendentemente da quanto cristallina sia stata la vostra avventura, qualora ci sia stata. E volevo parlarvene, proprio perché loro non avranno un capitolo, bug, glitch, instabilità e così via, nella recensione. È vero, questo si potrebbe anche definire come tale, ma il punto è lo stesso dell'effigie. Non affrontarli sarebbe stato terribile, ma tutti loro non sono i difetti di Cyberpunk. Sono sì una catastrofica gravissima, ma solo distrazione che ha permesso a troppi di non notare i reali problemi del nucleo di gioco. Quanti bug hai incontrato in gioco X? Equivarrebbe, immaginando un gioco molto stabile, a quante volte non hai avuto bug in Cyberpunk? Non lo so. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Se ho avuto mai un'esperienza di gioco superiore ai 20 minuti
in cui giocavo senza che qualcosa si rompesse o che la sfida mi ricordasse di non esistere, è soltanto una mia illusione mentale dal momento nel quale capisci come si gioca. Il fatto è questo: se io guardassi un giocatore prenderla così a male, lamentarsi per il personaggio bloccato, per le cose che non funzionano, per qualche glitch visivo, senza aver visto nient'altro, direi vabbè, quieta, relax, succede, è un open world, è un gioco enorme, qualcosa sarà andato storto, magari non hai i driver aggiornati, qualcosa sarà accaduto durante magari un sovraccarico delle IA, insomma delle routine, qualcosa si è sbloccato, bla bla bla. Il fatto è che in realtà questa è esasperazione, perché non c'è mai stato altro. Non c'è mai stato altro, se non nelle prime 5 ore. E quindi arrivi al punto in cui dici basta, basta, basta. Non sei più perdonabile, non sei più tollerabile, non sei più giustificabile. È impossibile non infastidirsi per questa cosa. È impossibile. Poi l'utente medio dice che è una merda. L'utente che ha comprato a prezzo pieno questo, magari su una console in cui neanche gira, ha tutto il diritto di dire che è una merda. Non ha quello di distruggere il lavoro e di fare ciò che l'internet ha fatto. Io, dal mio punto di vista, invece, assimilo. Perché tutto questo va valutato, non in maniera capricciosa o offesa. Senza contare che molte di queste cose magari ad altri non sono capitate. Sì, ma sono qui, ogni giorno, ogni partita. E io, lo ripeto dopo tantissime live, non sono un giocatore che si diverte a rompere il gioco alla prima run. Io obbedisco alle sue regole. Io entro in on, in character, in roleplay, in immersive sim. E se si rompe così ogni volta, ogni giorno, ogni serata, ogni quest, con io che faccio di tutto per far sì che non accada, aiuto, eh? Sto parlando di un lungo effetto domino che a malapena inizia con i pedoni di Night City, i quali suggeriscono, con un problema apparentemente superficiale, ciò che affligge l'intera struttura di gioco. Al di là delle boiate che pubblicizzarono, e scusate, ma quando ce l'ho, ce l'ho. We've greatly enhanced our crowd and community system to create the most believable city in any open world game to date. The city's streets are bustling with crowds of people from all facets of life, all living their lives within a full day and night cycle. Sono gusci vuoti che spawnano e seguono diverse brevissime routine in loop. Di solito semplici passeggiate da un punto A a uno B che diventa B verso A con qualche pausa, e che se interrotte non offrono alcuna interazione che non siano paralisi o fughe, che purtroppo sono quasi sempre solo l'una o l'altra a gruppi. Hanno per qualche ragione deciso di permettere al giocatore di interagire con loro, ma l'unica cosa che accade in quei casi è ricevere quasi sempre una versione scelta casualmente fra una pool di voice line che ti manda a quel paese, in qualunque ambientazione si trovino o azione stiano facendo. Vuoi qualcosa, sfigato? Non ho tempo. Trovati un lavoro. Non ti conosco, e mi va bene così. Non mi piacciono le chiacchiere. Cercati qualcun altro. Qualcuno gli spari per... Non permettere certe scelte o azioni in game se l'offerta che ne fai è questa. In nessun caso vi è alcuna sequenza di azioni diverse o variabili nella loro programmazione. E questo rende la città incredibilmente facile da veder collassare fino a che non viene letteralmente despawnato il problema. Il traffico, per esempio, potrebbe essere un'allegoria dei Lemmings. Non ha, letteralmente, i guidatori non hanno un sistema di guida o di intelligenza artificiale. Sono modelli su una rotaia che non possono aggirare, nessun disturbo accada ad essa. Sterzare, tornare indietro, proseguire, niente. È inutile investire in caratteristiche per forzare una portiera, quando basta fare un po' di rumore per ricevere in regalo e senza conseguenze qualunque veicolo si desideri. Per quanto non esista un solo cittadino a bordo di una moto, per dire. Stiamo parlando di lacune così gravi che in titoli di questa portata e budget non se ne vedevano nemmeno 20 anni fa. 3 generazioni fa.
E se per quanto riguarda l'iter e la quotidianità degli NPC, per quanto assolutamente grave il loro stato finale sia, si potrebbe dire Cyberpunk li voglia tenere solo come sfondo e colore all'esperienza, e come abbia assolutamente in sua difesa il fatto che, a differenza di moltissimi competitor, abbia anche il fatto di essere ambientato in una metropoli con migliaia di abitanti e non in villaggi in cui è completamente diverso poter costruire routine e rapporti precisi dei cittadini. In realtà il vero problema sono le fondamenta di polistirolo su cui l'intera esperienza si cerca di appoggiare, e che ad ogni categoria di discussione torneranno purtroppo protagoniste nel demolire le sue eccellenze a ben al di sotto di quella definizione. E una di queste fondamenta è l'intelligenza artificiale. Tutta. Infatti, essendo anche per noi protagonisti il sistema di guida tutt'altro che fenomenale, anche a causa di come viene costantemente messo in crisi dal dover piantare i veicoli a quasi ogni sterzata, vittime di una minimappa di open world che non diminuisce il proprio zoom in correlazione alla velocità di crociera, santissimo il cielo! Quando, dopo decine di ore di gioco, si vuol magari iniziare a guidare in modo meno immerso e più arcade, può capitare di investire qualcuno o curiosare nell'impianto sandbox dell'esperienza. No? E in quel caso si andrà finalmente a interagire con il sistema di crimine. So get the fuck out of here! Fuck you! The city would be better off without you! You piece of Need something else? What the fuck? It just fucking disappeared! What the fuck? I was gonna loot his body! What the shit, dude? Where'd he... Oh, motherfucker! What? Who the fuck is the cops? The fucking cop just fucking spawned in out of fucking nowhere! What the fuck? What the? Oh my god! This game! What the fuck? Who the fuck is shooting me? Quello che avete visto non è stato un bug. Non è stato qualcosa di casuale o un glitch temporaneo. L'intero sistema penale di polizia è completamente rotto, e non ho remore a dire che è definibile ai livelli più bassi della vecchia categoria Greenlight di Steam. Insomma, dei più scabrosi e disinteressati indie. Non soltanto non vi è alcuna interazione con le forze dell'ordine che non sia il loro diventare immediatamente, talvolta quasi casualmente, ostili. Solo per prossimità, potremmo dire, come fossero mostri di un The Witcher. Ma nel loro spawnare ovunque, a qualunque azione che il codice di gioco definisce come infrazione, non hanno alcun tipo di comportamento diverso dallo sparare. Non possono inseguirti se non lentamente e goffamente a piedi, men che mai salgono su veicoli e anzi cessano di esistere nel caso ci si allontani di mezzo quartiere, senza alcuna possibilità di recupero o di fedina, in un mondo cyberpunk. E se sono ovviamente costruiti by design per non permetterti alcuna chance di sopravvivenza quando spawnano le unità più potenti qualora si insistesse, tramite possibilità di gameplay che discuteremo a breve, se si avesse la capacità di sopravviverne, semplicemente a un certo punto sparirà tutto e si resetterà come se ti fossi fatto la passeggiata discussa prima. Anzi, meglio che non capiti mai di incrociarla, un'auto della polizia. Io non sto giocando, ragazzi. Se devi rendere le interazioni con i cittadini uno scherzo e la possibilità di rompere le regole un insulto alle scorse generazioni, piuttosto quelle chance non inserirle. Reject modernity, return to getaway. Appunto, seriamente, avrebbe reso il risultato più pulito e l'acquario più consapevole di ciò che è. Anche perché purtroppo pure il resto dell'impianto open world a livello ludico non brilla affatto. Per esempio, escluse sparatorie sparse, non esistono side activities vere e proprie. E io capisco che il core gameplay è di un GDR, quindi si potrebbe ancora tirare la corda nel difendere il lavoro di CDPR, per quanto lei stessa abbia le idee confuse o furbette a riguardo. Ma bisogna anche cercare di essere seri nella critica. Fuori dalle quest, praticamente non si può fare niente a Night City, che non sia PvE. Nulla. Zero.
Non ci sono minigiochi che non sia una schermata di hacking per rubare denaro e materiali. Fuori dalla trama non è possibile avere a che fare con le brain dance, che sono l'evoluzione cyberpunk del cinema sensoriale, e non si può interagire con nulla o ingaggiare in attività di alcun tipo che non siano 4 cutscene erotiche e letteralmente andare a negozi. Questi ultimi sono l'unica cosa presente nel mondo di gioco, esclusi i contenuti discussi prima, e sono dei menu statici, tutti uguali. Vai dinanzi all'NPC, nel caso di coloro i quali vendono questi nesti cibernetici puoi far loro almeno un paio di domande, e si apre un menu. Selezioni cosa vuoi comprare e ti appare nell'inventario. Fine. Nient'altro. Nel caso di equipaggiamenti non puoi neppur provare o vedere il modello di quello che acquisti. Non solo, i negozi non sono particolari. Hanno tutti stock basati sul quartiere in cui si trovano con influenze RNG, e i bar, pub, sex shop, persino i rigattieri condividono gli stessi oggetti con qualche piccola esclusiva in base alla categoria. Oggetti che non hanno alcun ruolo, nessuno, zero utilizzi. Giusto bibite e cibi offrono qualcosa, ma tutti lo stesso superfluo buff. Alcuni medicinali, dei boost temporanei, ma sono sempre e solo quelli. Uno per i solidi, uno per i liquidi, ma superflui, al di là della comicità di avere potenziamenti per l'ossigeno, sia qui che nello skill tree, di cui parleremo dopo, visto che non esiste alcun gameplay subacqueo se non contestuale a quest senza combattimento. E visto che sono presenti nel gameplay base, non ci deve interessare quello che poi potrebbero essere DLC extra, ok? Cioè, ragazzi, in tutto questo non puoi sederti al bar e far finta di bere qualcosa, non puoi nemmeno comprarti un panino e mangiarlo davvero, vederlo almeno, è tutto inutile. Trovando continuamente cibi e bevande in giro, in un bar non ci si andrà mai per roleplay, perché non ci puoi fare niente dentro. Tutte queste cose che in un titolo immersive sim in prima persona avrebbero potuto davvero dare un guizzo in più. Non sono certamente questi i problemi che buttano giù un'opera, ed è proprio nei GDR open world che spesso mancano, per carità. Ma non sono assolutamente superficialità da ignorare quando le interazioni sono così tanto, troppo assenti. È anche per questo che non si può paragonare al citato mostro, che comunque potremmo dire è di un solo genere all'apoteosi, mentre Cyberpunk cerca di esserne due al meglio, non riuscendo però a raggiungere l'ipotetico Olimpo in nessuno. Persino il punto centrale di parte del marketing, come però anche dell'insistentissima opulenta narrativa della città, il sesso e la depravazione, è completamente assente nella praticità. Come ho suggerito prima, in tutta l'esperienza, esclusa una missione di trama, ci sono 4 sex worker e non sono altro che improvvise cutscene erotiche che partono dopo aver pagato e dopo le quali vieni ributtato nel mondo di gioco. Pam! Uno schiaffo in faccia, nient'altro. Di certo non li porti nel tuo appartamento. Cyberpunk is a mature, visceral experience, and as such, it will let you explore a variety of different interactions with the game world, and as you just saw, its people. Si sente tremendamente, quindi, una sensazione di fretta e caos, tagli e compromessi giocando a questo titolo. E ci sono anche evidenti sfuggevolezze di ciò che sarebbe stato romantico, potremmo dire, come il fatto che in un'ambientazione meravigliosa come questa, che quasi sempre spinge a non far uso del fast travel persino, non è possibile neanche chiamare un taxi e guardarsi intorno se non durante alcune brevi sessioni di trama scriptate. E faccio questo esempio, più soggettivo del solito, perché ci sono taxi praticamente senzienti a Night City, di cui è persino possibile ottenerne permanentemente uno, ma senza che funzioni in quanto tale. Sarà solo un altro veicolo, come gli altri. Se hai instaurato nel codice il meccanismo attraverso il quale puoi essere accompagnato da un punto A a un punto B, rendilo più aperto e disponibile. D'altronde, anche la famosa metropolitana del trailer purtroppo è stata rimossa nonostante l'infrastruttura sia presente, ed è un enorme peccato visto il potenziale estetico e di esperienza immersiva che avrebbe potuto creare. E poi, parlando ancora di estetica, ragazzi, stiamo comunque discutendo di un titolo dove una volta creato il personaggio non sarà mai più possibile nemmeno tingergli i capelli, per dire. Sì, stordente che sia. Esatto, superato un editor che
Poi, dopo tutto, non è un passo oltre il discreto, escluso il livello dei design disponibili. Non si potrà interagire in alcun modo con la nostra creazione. Non un taglio, non un tatuaggio che non sia un opzionale di trama o equipaggiamento standard fisso, figurarsi una plastica, cioè, niente. La città è piena di edifici bloccati con dei prompt che sono chiaramente stati messi perché durante lo sviluppo si pensava avrebbero avuto contenuti all'interno. Fossero stati anche questi barbieri e chirurghi magari, ma nel mentre i giocatori scoprono anche le possibili ville e appartamenti che sarebbero dovuti essere acquistabili, io credo che molto di tutto questo arriverà in futuro, per quanto, di nuovo, non alleggerisce le superficialità molto più ostiche da migliorare. Vedete per esempio i rapporti che si hanno con chi ti offre i contratti citati prima, le quest terziarie, diciamo. Che è infatti per esempio un contenuto pateticamente piatto e privo di sviluppo, con solo 3-4 domande che gli si possono fare dal vivo o al telefono per tutta la durata della run. Con appunto quest'ultimo, citato solo adesso, che è vergognoso. È all'interno dell'HUD di gioco, con una rubrica infinita di messaggi e codex, ed oltre ad essere l'unico tristissimo metodo con il quale è possibile acquistare veicoli, messi in vendita a dozzine in automatico da persone che te li tirano dietro tramite e solo letterali MMS. La sua rubrica è priva di qualunque reale utilizzo. Non ci sono approfondimenti personali, chiamate per svagarsi o invitare un NPC a bere, a un club, azioni possibili solo tramite esso o qualunque feature che ne spessisca il ruolo, visto che quando vieni chiamato da qualcuno non puoi nemmeno rifiutare o rimandare la telefonata. E per carità, un lato positivo in questo c'è, perché ricevere appunto chiamate che ti permettono di avere un'interazione mista fra varie quest in tempo reale ti fa sentire molto in un ambiente reale. Non sai mai esattamente cosa aspettarti dalla partita che andrai a giocare, ed è molto positivo e molto affascinante e immersivo talvolta. Ma di nuovo, il castello di carte cade troppo facilmente. Ultimo, ma non ultimo ovviamente, il fatto che la potenziale trasformazione cibernetica esteriore del protagonista è purtroppo stata completamente ignorata. In un mondo ove, come viene mostrato quell'unica volta che usarono ovviamente in marketing per presentare la meccanica, è possibile letteralmente mutilarsi e trasformare il proprio corpo al punto da dubitare della propria umanità, volete sapere come è stata integrata la meccanica a livello visivo? Nessuna. Per carità, sciocco aspettarsi di poter distruggere se stessi in un titolo story-driven, ma qui stiamo parlando di concreto nulla. Come discusso, non è possibile nemmeno tagliarsi i capelli, figurarsi evitare che anche i bisturi di Night City non siano altro che nuovamente menu statici. Belli che siano, ma di semplici power-up e abilità speciali, le quali certamente discuteremo bene proprio ora che arriviamo al gameplay, ma che veder implementate così è stato veramente anticlimatico, specialmente quando comunque di nuovo le aspettative non erano state create dal nulla, giusto? Ma prima di parlare di altre realtà critiche, facciamo un passo indietro e discutiamo di come, invece inizialmente come potenziale, il gameplay di Cyberpunk 2077 sia veramente superbo. Dopo tanta negatività sembrerà difficile da credere, e la recensione a Scaglioni serve proprio a farvi percepire una dicotomia che di certo e purtroppo anche qui non mancherà. Ma affrontare le sparatorie, raggiungere l'obiettivo di un contratto e costruire il proprio protagonista è una delle esperienze action RPG più divertenti degli ultimi anni in Cyberpunk 2077, ragazzi, specialmente se si restringe il paragone a quelli che offrono gameplay sparatutto. Nonostante la loro mancanza di esperienza nello svilupparne, infatti, il gameplay di questo titolo è risultato eccezionalmente fluido e preciso, e nonostante le Iron Sight siano un po' troppo occultanti dello schermo e rendano talvolta un po' caotico capire cosa accade, il percorso che fa il giocatore nell'iniziare impaurito dinanzi ai pericoli della città per poi sviluppare il proprio stile di gioco e diventare competitivo, efficace e infine invincibile è splendido da vivere. Il gameplay loop è infatti veramente soddisfacente, e per diverse ragioni. Prima fra tutte, la componente parametrica GDR di V, il protagonista. Le statistiche sono interessanti e diverse, con effetti sinergici e precisi, che vanno in simbiosi con i talenti che loro stesse permettono di sbloccare, e di cui i punti si ottengono sia livellando che esplorando e utilizzando quelle categorie di skill in game.
E al di là del buffo paragone a schermo, che però tanto scherzoso non è perché la meccanica è quella, a tal riguardo una delle cose più piacevoli è che ad oggi non ci sono abbastanza livelli per poter massimizzare ogni caratteristica, e questo porta a ragionare bene su ciò che si vuole diventare, in cosa specializzarsi e perché. Ci sono infatti diversi approcci al combattimento, dal focalizzarlo sulla componente sparatutto al rimuoverla completamente, procedendo di potenziamenti ed equipaggiamenti melee, o ancora diventare ciò che, seppur ricamato in salsa cyberpunk, sarebbe l'incantatore, ossia il netrunner. Attraverso l'uso della RAM del nostro processore cibernetico, quindi il mana, sarà infatti possibile castare incantesimi chiamati hacking rapidi, in grado di provocare una serie di effetti catastrofici agli avversari, dalla cecità al friggerne letteralmente il cervello, coercirli al suicidio o far esplodere loro le granate o armi equipaggiate. Ecco, immaginatevi quindi questo trittico che sinergizza in build miste all'interno di una struttura basata sul concetto di looter shooter alla Borderlands, in cui appunto dozzine e dozzine di armi ed equipaggiamenti con statistiche RNG vengono continuamente rilasciati da nemici e casse ritrovabili nell'ambientazione, i quali a loro volta si interfacciano con mod installabili sia su armi che abiti e di cui migliorano caratteristiche che spaziano dal critical rate alle immunità elementali, con aggiuntive combinazioni e sinergie di talenti e oggetti leggendari che rendono poi gli hacking, per esempio, in grado di espandersi a cascata o causare effetti simbiotici con, per esempio, i critici dei proiettili. Il tutto continuando a livellare ininterrottamente, ottenendo dunque punti statistica nel mentre si installano innesti in grado di aggiungere il doppio salto, cuori aggiuntivi che ti salvano dalla morte e, per esempio, il citato tatuaggio di silicio, che è in grado di interfacciarsi con armi speciali i quali proiettili seguono l'obiettivo centrale tratto dalle tue retine. Senza contare che è possibile anche manomettere, controllare e abusare dei sistemi di sicurezza tecnologici presenti in ognuna delle ambientazioni e prepararci quindi trappole, hacking o agguati. Fondamentalmente si inizia giocando come deboli mercenari intimoriti e si arriva a innescare una sequenza di corruzioni hardware alle sinapsi di una gang prima ancora che possano capire cosa li ha colpiti, per quindi iniziare a sparare dall'alto ai sopravvissuti grazie a un doppio salto eseguito dopo una carica a testa bassa, causando contemporaneamente l'autocombustione per surriscaldamento degli innesti di ogni vittima attraverso le sinergie accennate prima, unite agli equipaggiamenti più rari ottenuti da precedenti quest o contratti. Per dunque infine tirar fuori delle lame dagli avambracci pronti a impalare gli ultimi sopravvissuti, ma non prima di lanciare una granata tossica ai nostri piedi per avvelenarli, tramite tossine a cui ci siamo preparati con una totale immunità. Oh, wow, eh? Il tutto fluidamente, con possibili altri eventi e combo come rallenti durante le schivate, scivolate e combinazioni diverse che nascono dalle varie categorie di armi presenti. Non si parla solo di fucili, pistole e mitragliatori, infatti, ma anche dei brand che le producono, distinguendole in tradizionali, ossia in grado di far rimbalzare i proiettili sulle pareti, smart, con appunto la citata capacità homing dei colpi, e tecnologiche. Queste ultime con l'abilità di perforare materiali e accumulare proiettili in canna da far esplodere in un colpo solo. C'è tantissima ciccia in questo videogioco sotto il punto di vista del costruire il proprio personaggio e usarlo in combattimento, specialmente per quanto concerne un titolo prepotentissimamente mainstream, ove effettivamente, comunque la si voglia vedere, è vero che non si punta poi troppo a certe complessità. Già questo eccesso può essere considerato quindi speciale, ma non finisce tutto al combattimento, infatti. Anche muoversi nella mappa è poi sinceramente divertente, non solo per la densità di quest presenti, ma appunto per come queste ultime offrano reale level design e scelte. Risolvere un contratto di cui ci sono tanti tipi diversi, dall'essere sicario al recuperare merci rubate o persone, infiltrarsi in alcuni luoghi o sabotarne altri, offrono tutti davvero diversi metodi per essere risolti. E ciascuno di essi ha un uso acuto degli strumenti disponibili dati al giocatore. Dialoghi, forza bruta, esplorazione, hacking, tutto. Volendo fare un esempio, è come giocare a piccole istanze di Deus Ex, senza che le opzioni disponibili siano mai sminuite o noiose in nessuna situazione, proprio grazie all'eterogeneità e bellezza di design, interni e labirinti cui ho fatto cenno anche prima. È quasi sempre pieno di opzioni, contando anche il fatto che persino buttarsi in uno scontro stradale fra bande aumenta non soltanto i punti esperienza base, ma anche quelli di una barra extra che si chiama reputazione, in grado di sbloccare nuovi equipaggiamenti ottenibili, contratti e basta. Si è sentito che stavo cominciando a recitare? Questo l'ho fatto apposta. Ragazzi, nulla di ciò che ho detto è falso.
e giocare a Cyberpunk 2077 è genuinamente così divertente sotto alcuni punti di vista che mi piacerebbe cominciarne una nuova run immediatamente. Ma qui l'altra faccia della medaglia è persino più grave della precedente. Se appunto l'esistenza della street cred è un insulto alle meccaniche di gioco del terzo millennio, in quanto è semplicemente una seconda barra di esperienza che si riempie congiuntamente alla normale senza alcun tipo di particolarità, il resto è purtroppo annegato in problematiche molto più gravi, che a questo livello di produzione non ho mai visto prima d'ora e non tutte saranno risolvibili dalle future espansioni, nonostante molte sono certo possano vedersi almeno edulcorate parecchio. Partiamo dall'inizio, proprio da lei, la street cred. A livello narrativo dovrebbe essere il nostro grado di leggenda e rispetto, quanto siamo riconosciuti come mercenari e personaggi pericolosi o da rispettare a Night City. Ma all'atto pratico è solo un battle pass offline. Punto. Una barra che si riempie qualunque cosa si faccia, dal fare contratti all'uccidere persone segnalate come mob sulla mappa. Fine. Aumenta persino se aiutiamo la polizia, cosa che dovrebbe anzi far arrabbiare parecchio le gang. Ma no, non esiste rapporto con loro che non sia intraquest, quindi nulla è influenzabile e qualunque cosa è priva di conseguenze o dinamismo. Non esiste nessun meccanismo di reputazione vera e propria e men che mai ruolo di karma o roleplay che abbia non dico conseguenze massicce, ma che almeno esista nella struttura di gioco. Qui si sta parlando del fatto che non esiste neppur qualcosa che possa abbassarla, appunto. Niente. Non vedrete mai accadere una cosa del genere casualmente, figurarsi causato dalle tue azioni in-game come dissero. Random encounters like these are an example of how your actions directly influence your open world experience. Anzi, il sistema è talmente superficiale che se si atterra qualcuno in modo non letale e poi lo si uccide, si prendono doppi punti sia per il level up che per la street cred. Ma vorrei tanto fossero questi i problemi di Cyberpunk, lato gameplay, ragazzi. Vorrei tanto questo fosse il video di uno sciocco rumoroso giocatore che punta a due bug o exploit e vi crea un'agenda di polemica intorno. Non lo è. Queste cose sono tra l'altro super patchabili, ma si può proseguire in tutto il resto, perché tanto, per continuare un poco a discutere delle cose meno gravi, esiste la possibilità di usare colpi non letali, ma è un'opzione resa in modo terribilmente mediocre. Cioè, escluso il giocare stealth per evitare di combattere, uccidere o stordire ha sì piccole conseguenze nei contratti come dialoghi leggermente diversi ed SMS alternativi che ti permettono di immaginare la tua scelta abbia avuto effettivamente luogo, ma non ha nessun tipo di reale influenza nel modo in cui si gioca o come si affronta un combattimento. È letteralmente una scelta A o B. Ci sono armi non letali, che si utilizzano esattamente come tutte le altre, e armi letali alle quali è comunque banalmente possibile installare una mod per renderle comunque sparagomma, non modificando in nessun modo l'approccio o la strategia, visto come anche la stragrande maggioranza degli hack non uccide nonostante le persone vadano letteralmente a fuoco dalle viscere. La cosa veramente grave è però come per esempio esistano quest dove specificatamente ti viene chiesto di non togliere la vita delle vere e proprie boss fight e nelle quali non potresti ucciderle in nessun caso! Non devi strategicamente usare le tue risorse e abilità per non infliggere loro danni mortali, anche fosse l'ultimo colpo dopo averle indebolite. No, puoi andare in furiosi berserk esplosivi contro di loro e cadranno a terra illesi. Al che, volendo, puoi decidere di mandare in malora la richiesta della quest sparandogli dopo il combattimento. E questa è anche una scelta che esiste per nessuna ragione che non sia una distorta speranza di roleplay. Perché nonostante tu possa uccidere solo dopo il combattimento, comunque non è che questa cosa viene in qualche modo registrata, non è come uccidere a tradimento un nemico di Undertale, per dire. Dallo sparare un colpo in più al corpo, non potrete in alcun modo perpetrare le minime conseguenze concrete che non siano una forma di presa di coscienza del fatto avvenuto da parte del quest giver. Il punto però è che proprio così come sarei potuto andare per molto più tempo a parlarvi di quanto curato e positivo, divertente e apparentemente profondo ci sia nel sistema di gameplay, tutto non solo si sbriciola facendo questo tipo di approfondimento, ma fin dalle fondamenta non si sorregge su una struttura funzionante. Divertente che sia, è un'illusione. È una delle più gravi e fragili che io abbia mai videogiocato in un titolo AAA durante la mia intera vita.
Non ci girerò intorno. Il problema non è solo l'intelligenza artificiale, che se vi ho accennato nella parte sull'open world essere problematica, si rivela in realtà agghiacciante e sotto alcuni punti di vista totalmente assente nel gameplay. Come per il fatto che la gestione dell'agro è estremamente basilare, al punto che durante una sparatoria è facile che l'aggressione dei nemici si interrompa o li lasci immobili a sparare verso il vuoto. O che non c'è modo nelle sparatorie di avere relazioni diverse dall'ostilità anche quando ci sono diverse fazioni in gioco. Che gli avversari il più delle volte si comportano come mob di un MMO piuttosto che esseri umani in grado di usare coperture. No, davvero, indipendentemente dagli esempi drammatici che potrei continuare a fare, nessuno di questi risulterebbe come la cosa più grave, perché inizialmente anche questi comportamenti sono comunque pericolosi. E nell'endgame, anche per questo, arrivare ad essere così superiore a ogni cosa che ci è contro può genuinamente condurre una galvanizzazione personale ludica estremamente memorabile. È divertente! Può far parte del gioco nonostante la causa sia una problematica insufficienza. Seriamente. Il problema più grave, invece, è la totale mancanza di due fattori. Il primo, probabilmente causato dall'assenza di playtest, è l'equilibrio di gioco. Assolutamente distrutto insieme alla curva di difficoltà a partire da un livello decisamente medio del personaggio. Che con le tanto discusse sinergie e parametri, senza alcun tipo di mentalità hardcore da parte del giocatore, disintegra ogni chance di sfida e persino reale combattimento, anche alla difficoltà più alta. Il secondo, l'appunto assenza di tipologie di nemico e quindi parametrie e strategie nell'equilibrio delle meccaniche offerte agli avversari rispetto al giocatore. In un gioco di ruolo, e non solo direi, ma specialmente in un gioco di ruolo come questo, dove hai diversi tipi di abilità, danno, elementi e resistenze, è agghiacciante che gli avversari non siano diversificati per portarne a gestire lo scontro in modo minimamente dedicato e vario. L'unica cosa che in oltre 100 ore posso dire di aver notato sono i membri della gang dei Tiger Claws che risultano semi-immuni ai proiettili smart, quelli in autoguida insomma. Questo tipo di evento doveva essere estremamente più presente. In mezzo a una sparatoria con mech, netrunner, criminali e mercenari è sicuramente molto deludente che tutti quei valori non abbiano nessun ruolo, conseguenza o effetto, ma soprattutto che non ci sia necessità di muoversi e strategizzare il proprio modo di combattere per necessità e non solo per coreografia personale. Si spara e combatte sempre nello stesso modo, non importa contro chi, quando, dove e perché tu sia in una situazione ostile. Non è necessario pensare che un netrunner abbia protezioni contro hacking particolari o ne possa usare di speciali contro di te, che alcuni combattenti corpo a corpo abbiano protezioni estreme contro i colpi da fuoco o che i mech possano in qualche modo specchiarti i danni elementali che gli lanci, per esempio. Anche fossero i mid-boss o qualcosa di speciale e raro, per non renderlo praticamente Doom Eternal. Ma il dramma è che lo stesso vale anche nei nostri confronti per difenderci dai loro attacchi. Fanno tutti la stessa cosa. I nostri antagonisti sono, diciamo, divisi in pochi stampi che poi cambiano skin a seconda del luogo, ma in generale non hanno assolutamente particolarità degne di nota. Tuttavia, e questa sarà la cosa più pesante da registrare in questa recensione in assoluto, questo combat system, che potenzialmente è davvero figo, già purtroppo buttato a terra tantissimo dalle superficialità discusse fino ad ora, ha come vero cratere e tallone d'Achille che se si uniscono queste tre problematiche al fatto che non c'è stato il minimo riguardo nel valutare i limiti degli strumenti dati al protagonista, più che con qualunque cosa detta fino ad ora si scopre che proprio combattere è una scelta. Se con le statistiche preparate al punto giusto e senza particolari min-maxing, come ho detto, un colpo di revolver distruggerà qualunque cosa alla difficoltà più alta, quello che intendo è che le armi tecnologiche perforano qualunque numero, tipologia e spessore di materiali e superfici fino al limite del loro range di fuoco. Anche decidessero di patchare questa imbecillità, questo, unito al fatto che i nemici non hanno difese particolari, strumenti per difendersi o alcuna parvenza di intelligenza e comportamento buona parte delle volte, significa che subiranno colpi senza mai venire a cercare o trovare la causa dei loro danni mortali, direttamente da decine e decine di metri da qualunque loro agro o innesco di IA. Non sto scherzando, si può arrivare in qualunque contratto o missione, fermarsi fuori, identificare la posizione degli ostili e ucciderli tutti senza muoversi di un centimetro.
Se proprio vogliamo immaginare di avere un personaggio sorprendentemente debole, non c'è nemmeno un problema di munizioni, perché sono facilmente craftabili a migliaia senza il minimo costo, in quanto il sistema di creazione è talmente rudimentale e poco testato che con un paio di talenti base si arriva a costruire oggetti che costano meno di quanto produce smantellarli, creando in poche ore di gioco una macchina dall'energia infinita. E questo vale sempre, in qualunque caso che non sia scriptato. È agghiacciante. Agghiacciante. D'altronde, quanto di questo è effettivamente aggiustabile? E tra l'altro, gli stessi script sono veramente un gran peccato nel loro essere esagerati e limitanti. Se purtroppo le sessioni di inseguimento e fuga sono totalmente cinematiche e prive di qualunque ruolo nelle mani del giocatore, anche in side quest che offrono occasioni di gameplay apparentemente originali si scopre essere tutta un'illusione, ove per esempio nelle corse attraverso Night City le auto spawnano continuamente alle tue spalle, facendo in realtà invidia al già frustrante e storico effetto elastico, o, qualora tu riesca persino a farti superare, si fermano per aspettarti. È naturale che il giocatore si impegni affinché lo strumento che è il videogioco si renda divertente, anche grazie ai propri guizzi e fantasia, ma il game design deve essere costruito per guidarlo e dargli proprio i mezzi e motivi per essere usato e apprezzato. Non implodere costantemente su se stesso con ancora oggi video e guide che spiegano quante delle mod discusse anche prima non funzionano. Letteralmente non funzionano. Sono icone prive di ruolo perché buggate. Loro e persino degli interi innesti, equipaggiamenti e perk, le abilità, parametricamente non hanno funzionamento. Riempiono uno slot e non fanno niente. Questa è la situazione attuale. Scoprirlo è stato molto importante. Verificarlo non è qualcosa che toglie un punto alla recensione. Va fixato però, va patchato. È estremamente grave per un gioco di ruolo avere questo problema, ok? Cyberpunk 2077 è così tanto rotto. Ok, l'unica cosa che manca ora è parlare della narrativa. E ce n'è da dire ancora. Think about the books, about your favorite cyberpunk books. Think that you are actually playing these books and you can change the plot. That's what we are going to deliver. I lati positivi di quello che CD Projekt ha fatto con il materiale sorgente, dopo tutto questo minutaggio, penso sia ormai sotto gli occhi di tutti. Ma c'è parecchio da aggiungervi, sia nel bene che come sempre, e purtroppo anche qui per lo più, nel male o, se proprio vogliamo, nel neutro. Partiamo dal presupposto che quanto detto sulla bellezza, cura e shock estetico della città si rispecchia anche nel come la storia di questo open world si presenta. I volti, i movimenti, regia della prima persona, dialoghi ed eventi sono sempre di una qualità visiva mai vista prima nel genere. Davvero mai. E le cose che accadono riescono a essere relativamente originali e varie, nonostante a sangue freddo si scopra poi che nella storia principale si giochi veramente, ma veramente poco. In parole povere, è come videogiocare una discretamente breve opera story-driven ad altissimo budget e graficamente spaccamascella, la quale, pur se soffoca ludicamente tantissimo nella quest principale, con script continui e monologhi da seduti che hanno eccessive manie di protagonismo, ha però intorno un intero open world sandbox. Nell'approfondire appunto la cura che la narrazione della trama e il racconto di Night City stessa possiedono, si può partire sia da chicche di personalità, come la possibilità di usare gli innesti per zoomare e isolare i suoni delle voci in qualunque momento, che dal fatto che i dialoghi sono stati tutti doppiati usando le lingue originali delle etnie che vivono nella metropoli, quando vogliono usare la propria, chiaramente, sottotitolate poi in tempo reale con una piacevole animazione che rende il tutto interno al roleplay, visto come derivi dalle capacità dei nostri occhi cibernetici. Sappiamo che il loro piano originale era permettere una traduzione anche vocale, ma il risultato è comunque gradevolissimo. L'ambientazione e la storia sono poi permeate da questa oppressione di disumanesimo, nichilismo e ambizione. Ed anche se la mia sensazione è che quello stesso materiale sorgente da cui si sono ispirati è stato davvero sfruttato poco,
pescandovi, senza farvi spoiler, una storyline molto cinematografica e teatrale, e andando quindi solo raramente a sfiorarvi la reale profondità dei temi che vuole suggerire, è tutto raccontato in modo molto vero, mai inutilmente crudo o viceversa fastidiosamente addolcito. Ci sono momenti bui, mancanza di speranza, discorsi profondi abbastanza da non farti sottovalutare i sentimenti dei suoi personaggi mentre te li espongono, e i partecipanti di questa storia sono meravigliosamente veri e vivi. Nonostante l'ambientazione sempre over the top e molto, guarda caso, punk. È una bella storia, ma se in questo ormai finale voglio essere quanto più pragmatico possibile con voi, non avendo bisogno di farvi spoiler o di analizzare nel dettaglio la trama, partirei proprio dal perché questo sta accadendo per iniziare subito a dirvi invece, in chiusura, i problemi, superficialità o, ad essere proprio precisi, mancate occasioni che anche in questo Cyberpunk 2077 vive. Infatti, se non sento il bisogno di farvi un'analisi quasi narratologica della storia e del suo sviluppo, davvero poi alla Joseph Anderson, è perché non è molto densa o complessa, innovativa o profonda. La sinossi, con il minimo di rivelazioni possibili, è che noi impersoniamo V, un mercenario il quale per una sequenza di eventi sarà vittima di due cose: una simbiosi mentale con una coscienza digitale che rischia di sovrascrivere la propria, e l'essere testimone di un crimine pericolosissimo da rivelare nella situazione di guerre corporative e distopica politica dell'ambientazione, ma verso la quale quella stessa coscienza aspira vendetta. Giocheremo quindi questo protagonista dovendoci districare fra due battaglie, quella della sopravvivenza biologica e spirituale quanto di quella morale, contro non solo quindi parte di noi stessi, ma forze governative mercenarie terrificanti. Ma vi dirò, messa così è già più figa di quanto non sia davvero. Con tutto ciò che ho apprezzato della qualità della storia, che ve lo risottolineo è superlativa, per il resto è tutto molto più piatto di quanto non sperassi. Esclusi forse tre momenti, che a schermo appariranno senza spoiler per chi non può riconoscerli. E se ci sono side quest, poche di questo tipo, ma che superano per impatto quasi l'interezza della main quest, cosa ovviamente di pregio, il più grosso problema, in generale, è che il world building è quasi purtroppo letteralmente, perdonatemi il termine, skippato dal gioco stesso. Il prologo a un certo punto accelera con un montaggio di mesi e mesi e mesi di eventi importantissimi per la comprensione del mondo di gioco, di chi giochiamo e delle appunto relazioni che il protagonista ha con chi e cosa ha intorno, specialmente per chi non conosce già Cyberpunk 2020. Mass Effect 1 fa un lavoro estremamente migliore, per esempio, paradossalmente anche nel dare un'origine al nostro personaggio prima di portarlo sulla strada magna. E non ha un prologo quel gioco. Il fatto è che anche il lavoro di CD Projekt Red infatti permette di scegliere un punto di partenza, ma che purtroppo e veramente malamente risulta essere una sorta di inutile introduzione a qualcuno che in realtà non giocheremo mai. Perché non ci è permesso personalizzarne il background come mostrato in marketing, e questi prologhi sono brevissimi delta di un fiume che sfocia immediatamente nel mare, potremmo dire, e che non vengono mai più ripresi se non per microscopicità totalmente dimenticabili. E con quei mesi appena citati che comunque cambiano, vi. Mesi che non giochiamo. Comodo! Il nostro retaggio aggiunge qualche opzione di dialogo nelle quest, ma purtroppo senza mai portare a davvero alcuna reale differenza di approccio del prossimo o del gioco nei nostri confronti, tanto quanto viceversa del nostro nei suoi. E il motivo principale arriva a breve, ma non prima di dirvi che per l'appunto i concetti di carisma o umanità, che avrebbero permesso di creare a posteriori quel tipo di profondità, come vi anticipai, non sono presenti nel titolo, e stiamo parlando di un'opera che si basa su un'ambientazione costruita intorno a queste caratteristiche. La reputazione è una cagata, perdonatemi. E i cyberware, o come ci vestiamo, sono cose che non vengono in alcun modo integrate nel discorso.
questo è deludentissimo, eh? Ma se molti, tanti si sono lamentati del fatto che rispetto alle aspettative presentate durante lo sviluppo, in una percentuale scabrosa i dialoghi e le scelte non portano mai infine a nessuna differenza nelle quest, ed è vero, anche perché persino in quelle più dense di opzioni alla fine quelle conseguenze a lungo termine non esistono qui, con personaggi che vengono dimenticati e scompaiono senza chiusura o approfondimenti veri e propri, con la possibilità del giocatore, infine, di poter davvero influenzare gli eventi solo dal momento in poi si guarda questa sedia, diciamo, senza rivelarvi nulla, in realtà, appunto, quel tipo di lamentela nasce prima di tutto dalle aspettative. Colpa di CDPR, ok, ma sono aspettative. Non significa che un GDR sia pessimo se dà in mano al giocatore un personaggio scritto che quindi ha una sua morale e non può cambiare più di tanto il corso degli eventi come magari avviene in altri progetti. Questo è un punto importante, ed è anche riferito al gusto del giocatore, non a qualcosa di oggettivo, ok? Altrimenti quasi ogni JRPG della storia sarebbe spazzatura. Tuttavia, il problema, ragazzi, è che senza andare a fondo nel farvi capire il perché, in quanto davvero non è necessario, V è un personaggio molto vuoto, molto semplice, senza guizzi o un vero e proprio carattere. Cioè, è in realtà in ogni caso, e qualunque scelta si faccia, uno street kid, uno shonen-like guy. Mediocramente carismatico, caparbio nelle sue scelte, amicone e di poche parole. Banalino per fare un eufemismo. Non vale la pena perdere la libertà di roleplay per lui. Questo è il succo. E da lui ci possiamo spostare agli ultimi respiri di questa critica, perché parlando dei personaggi, se da una parte riconfermo che sono belli e davvero ben scritti nei loro ruoli, alcuni sono seriamente sprecati nel loro sottoutilizzo, specialmente quando portano alla quasi concreta assenza di una figura antagonistica che ti faccia sentire coinvolto come giocatore. Parlo sia dal punto di vista di individuo che corporazione, eh? L'insufficienza va quindi sia a livello micro che macroscopico. Entrambi gli avversari, potremmo dire, mancano di concretezza e spazio, nonostante tutto. E il motivo di questa situazione, potrei dire invece in difesa dell'opera, essere che il motore principale che muove il protagonista è in realtà proprio la necessità personale ed egoistica di trovare una soluzione per la propria sopravvivenza, con il resto interpretato come distrazione o ostacolo da superare per raggiungere l'obiettivo. Di per sé, quest'idea è stupenda, ma mi sconvolge che proprio uno studio così talentuoso nella scrittura l'abbia trattata tanto male. Sempre a livello di sinossi, V ha poco tempo da vivere, ma Cyberpunk 2077 fa il catastrofico amatoriale errore di esagerare nell'avvisare della costante urgenza di risolvere una morte imminentissima, ripetendo il concetto a più e più e più riprese, dando finestre di tempo misurate e creando quindi un senso di allarme rosso costante e paradossale per l'open world che è, soprattutto tutto quando ti viene continuamente intimato di sbrigarti e lasciar perdere ogni cosa superflua in un contesto dove le side quest sono cruciali per finali secondari e la struttura stessa dell'esperienza videoludica. Ma scusate, la storia l'hanno scritta loro, il gioco l'hanno strutturato in totale autonomia. Dopo 2 ore io me lo permetto anche. Ma che cazzo! Potevano usare la fretta come scusa per non avere quelle side activities alla GTA, appunto, ma hanno completamente sbagliato per il resto, e bastava veramente poco per non incastrarsi da soli in questa trappola cinese. D'accordo che non bisogna essere troppo pungenti con il concetto di dissonanza ludonarrativa, ma qui è proprio catastrofico il problema, perché danneggia entrambe le sponde, il gioco e la narrazione. Comunque, detto questo, un altro purtroppo dispiacere nei confronti di questi personaggi è che fuori dalla strettissima finestra della sceneggiatura principale e poche side quest selezionatissime, entrambe componenti dell'opera di livello e con splendide conclusioni comunque, i nostri rapporti con loro sono stranamente mediocri. In quanto, lasciatemelo dire, le romance, oltre ad essere poche, sono l'unica parte della scrittura ad essere finta. Per prima cosa si sviluppano velocissimamente, facendo risultare il carattere di chi ci è vicino stranamente lunatico o vittima di una pozione d'amore. Cioè, davvero, carisma a parte, esperienza in vita reale, non conta questo. Cioè, l'ho percepita come molto strana la rapidità con cui questi rapporti nascono. E trovo poi limitantissima la mancanza di scelte successive.
chiamate con extra, interazioni personali, quest uniche, conflitti, scelte, lo stesso condividere quell'amore o fosse anche attrazione nata. Niente. È uno switch on-off per alcuni dialoghi successivi e la sex scene. È stato deludente purtroppo, specialmente dopo aver vissuto la struttura e profondità di romance, che so, di un Dragon Age Inquisition, per esempio, che ha i suoi anni sulle spalle ormai. E a livello più soggettivo, anche per ricordarvi una meccanica tanto facilmente dimenticata, ho sentito la mancanza profonda del guizzo che ebbe il secondo capitolo di Dragon Age nei confronti delle relazioni, con il fatto che anche avere rapporti negativi e di ostilità offrisse effetti e talenti in-game diversi rispetto allo sviluppare affetto. E a proposito di relazioni, ultimo ma non ultimo, Johnny Silverhand. È con lui che chiuderemo tutto, con micro spoiler e in breve. Questo rocker decaduto è un bel personaggio proprio in nome di quanto lo scoprirete tossico, negativo, sporco, odioso, egoista, ma non macchietta. Lo è in modo umano, lo è perché lo è, non perché lo hanno disegnato così, se capite l'antifona. Ma anche con lui si vola subito verso i dispiaceri, in quanto un gran peccato come CD Projekt è stata disattentissima anche nel gestire le sue interazioni durante le quest. In quanto se inizialmente ci vorrà morti e il rapporto sarà di reciproco odio del più viscerale e potente che esista quasi in natura, se non persino con paura e incomprensione aggiunte, potreste uscire, fare una side quest e far partire congiuntamente ad essa un dialogo con lui in cui si è pappa e ciccia, fratelli bisticciosi. È troppo violento il fatto che il rapporto è già da amiconi. Chi se ne frega che è una missione secondaria? È la prima secondaria che facciamo! O non la rendi sbloccabile fino a che non hai un rapporto con Johnny, oppure il primo rapporto con Johnny nella prima secondaria che fai è scriptato per avere un'introduzione, ovunque tu sia, nella tua testa in cui dici «Ah stronzo, sì però dobbiamo collaborare, va bene, parliamone», e comincia un dialogo naturale. Basta una cutscene programmata perché accada la prima volta che incontri Johnny. Non è complicato, è un difettuccio narrativo per l'immersività. Non è giustificabile solo perché è una secondaria, ragazzi! Ci siamo capiti, altra mancanza di attenzione, alla quale però aggiungo una preoccupazione. Una discussione finale che trovo anche un bel punto a tutto. Trovo personalmente, nel super soggettivo ora, folle il fatto che un'opera come questa non abbia spinto la creatività e il cyberpunk al punto da permettere una romance con lui. Essendo infatti proprio la sua personalità quella con cui si condivide l'avventura, è stata pazzia non aver colto l'occasione per crearvi un'originale, interessante relazione che sarebbe stata onanistica. Lì sì che anche la scena di sesso sarebbe stata molto particolare, super affascinante a livello di scrittura e ambientazione. Infatti, ciò che in modo malizioso ora, e spero tanto che non sia così, mi preoccupa, è che la colpa della mancanza di un'idea come questa sia proprio l'aver lavorato con un attore. Nell'istante nel quale le mod in cui si sostituiscono le scene erotiche con il modello di Keanu Reeves sono state bannate da CDPR perché potrebbero essere una violenza nei confronti di un professionista che non è detto asseconderebbe quell'uso della sua performance e modello digitale, non è che, argomento da altro video che chiaramente questo potrebbe essere a parte, ci si sta infilando in un tunnel in cui una componente creativa così importante rischia di essere mutilata da necessità industriali e produttive, se non anche ovviamente etiche? Occhio, eh? Occhissimo. Tuttavia, il personaggio vi lascerà qualcosa, indipendentemente da come lo percepirete, perché per alcuni sono sicuro potrà risultare un folle idolo. È capace di farlo ed è la forza della sua scrittura, specialmente nelle fasi finali, ma... ragazzi, questo vale per tutto Cyberpunk 2077. Dopo tutto ciò che ho detto e tutti i grossi problemi che questo progetto si porta dietro, dei quali molti dal suo groppone non se ne andranno mai, Night City mi mancherà. O perlomeno l'idea che ho avuto di lei. Chissà se mi mancherà Night City. Ti mancherà la Night City che avevi in testa. La città dal potenziale infinito, infinite possibilità. La città che era una menzogna. Incredibile. È la prima volta che accade. La prima volta che accade che io abbia
in una live l'intuizione. Ed è la cosa più facile, ovviamente, perché il vero lavoro sta prima. Ma non so quanti di voi l'avranno notato, ma credo che se mi seguite la percentuale sia almeno 8 su 10. Ok. Una delle cose più importanti, nonostante il lavoro sia minuzioso, taglio al taglio, secondo al secondo talvolta, delle mie effigi, dei miei video, è che il finale ha la musica, no? Con poi il bumper conclusivo, l'end card, in cui appare il mio nickname in pixel a nero, le effigi finiscono così, no? Con cui sale, poi abbiamo il link sotto, con la musica che parte leggermente prima di un taglio a nero. Di solito quel tempo, quei pochi secondi in cui comincia a fare tan 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 tan, di solito crea un pathos verso una frase, una scena, un piccolo evento finale che poi taglia sul... boom, sulla bomba del fatto è finito il contenuto. E... abbiamo appena visto quella dell'effigie e recensioni di Cyberpunk.